Col presidente Cirio doveva essere un incontro più ampio, ma purtroppo, visti i tempi che lui ha a disposizione, l'abbiamo ristretto. Il tema centrale è la rotonda da costruire all'incrocio, oggi si chiama di Via Peradrita, quindi quel punto in particolare, in un ambito poi di viabilità decisamente più ampio che l'ingegner Savoretta ha preparato, che ha già presentato al vicepresidente della provincia e alla funzionaria regionale che oggi è qui. Parallelamente l'ITT mostrerà quello che io credo sia un gioiello dell'attività industriale piemontese, che è l'Innovation Center, è una impresa che oggi ha 1250 addetti, quindi, e che ha anche un trend positivo di crescita. E chiedendo questo intervento sulla viabilità è ovviamente un sostegno nei suoi piani di sviluppo futuro.